Salve mister, buonasera. Oggi gara complicata per la Gelbison, di fronte un Messina che ha dominato in questo incontro. Un commento su questa gara, si aspettava una squadra come il Messina di oggi? Ma io non so se lo sapete, sono stato il portiere del mister Modica in un'annata straordinaria, vissuta insieme a Celano nel 2007-2008. E quindi il mister lo conosco molto bene, conosco pregi e difetti. Noi abbiamo cercato di evidenziare i difetti e credo che fino al primo gol ci siamo anche riusciti. Purtroppo ci sono stati dei gesti tecnici sbagliati che non ci hanno permesso di andare in vantaggio. È chiaro che poi invece è successo l'inverso, nel senso che il Messina ha sfruttato i nostri difetti e quindi nelle ripartenze con un attacco del genere ti fanno male e ci hanno fatto male. Mister, la Gelbison ha mostrato un grande rendimento in queste ultime gare, la vittoria con il Troina, e adesso comunque 21 gol fatti, 21 gol subiti, grande equilibrio, grande organizzazione. Quanto credete all'obiettivo playoff? Obiettivo playoff? No, vabbè. No, non scherziamo, io ho detto anzi una cosa importante ai ragazzi: nel calcio gli equilibri si spostano molto facilmente, bisogna essere bravi, e in un gruppo giovane come il nostro una sconfitta del genere può pesare moltissimo, quindi bisogna essere bravi subito a ricompattarci, andare avanti sereni, perché di sicuro, questo è poco ma è sicuro, non eravamo fenomeni prima e non siamo diventati scarsi oggi, ma bisogna ricompattarci il più in fretta possibile perché dobbiamo salvarci il più in fretta possibile. Quindi apprezzo la battuta che hai fatto, divertente, ma è una parola che non ci ha mai riguardato questa. Come stanno andando le cose in questo campionato? Cioè, gli equilibri si sono creati. Pensa che questo Messina delle ultime settimane possa riuscire ad arrivare a quelle prime 5 posizioni in classifica? Perché qui abbiamo questo obiettivo che si è dato dopo la sosta natalizia, insomma, anche per cercare di dare un senso alla stagione. Io ripeto, come ho già detto altri colleghi, lo ribadisco, il Messina è iniziato tra tante difficoltà, quindi ovviamente non sta a me dare pareri, ci mancherebbe altro, sulle difficoltà che ha avuto all'inizio e di chi potessero essere le responsabilità. Una cosa è certa, che il mister Modica sta facendo un grande lavoro, non sta a me, non posso dirlo io assolutamente, quello che può essere l'obiettivo reale di questo Messina. Io, per il bene che voglio a mister Modica e a mister Facciolo, posso solo augurargli di poter raggiungere determinati obiettivi, però con l'handicap di questa partenza probabilmente è un po' lontano dall'obiettivo playoff. Come pensava di poter, diciamo, quali erano i difetti che pensava di poter colpire il Messina in questa partita? Io, tanto ormai la partita è stata fatta, magari diamo una mano a quelli che vengono dopo. No, mi permetto di parlare. Ma anche glielo chiedo perché, dico, abbiamo visto nelle ultime settimane diversi allenatori, quando hanno, dico, abbiamo visto anche la domenica scorsa con l'allenatore del Gela, diciamo, quasi tutti gli allenatori nelle ultime settimane, vedendo, diciamo, i numeri delle statistiche del Messina, sono un po', diciamo, timorosi rispetto a quello che può essere, diciamo, porsi a questo tipo di squadra. Ecco, mi interessava sapere come l'aveva studiata lei la partita. Beh, allora ripeto, mi posso permettere di parlare in certi termini perché c'è l'amicizia e quindi posso permettermi di parlare in certi termini. E il motivo per cui io e il mister litigavamo quando io ero il suo portiere era la fase di non possesso, nel senso che io la ritenevo un po' troppo poco attenta,
nel senso che la palla libera è la palla scoperta. Su, questo, su questa situazione la difesa dovrebbe avere degli atteggiamenti diversi. Invece, viste le partite al, al computer, ho notato che la sua mentalità non cambia, che poi, attenzione, è una mentalità, non sto parlando, non sto tra virgolette criticando, è una mentalità che può portare a dei risultati importanti. Se ne prendi tre, ne fai quattro, va bene. Cioè, sullo 0-0 potevamo fare tre gol noi, ma abbiamo preso i 5, quindi finiva 3-5. Però effettivamente poi magari nel corso di una gara, non nello specifico oggi per carità di Dio, nel corso di una gara, faccio l'esempio di oggi ma non per parlare di oggi, lo schema su punizione pronti via con Mustone, se Uliano gli mette la palla per bene e si trova solo davanti al portiere, Tandara è partito prima del centrocampo, il ragazzino, il portiere ha letto perfetta la situazione perfettamente, se no siamo andati in porta. Un'altra situazione, eravamo 3 contro 2, abbiamo sbagliato l'ultimo appoggio, se no eravamo andati in porta. Quindi, dal mio punto di vista, che per carità di Dio, è un mio punto di vista che lascia il tempo che trova, è la fase del non possesso un po' più attenta, permetterebbe, secondo me, un ulteriore salto di qualità a un allenatore già di per sé che non sta a me, voglio dire, quanto possa essere già bravo così. Posto? Grazie.